Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla sessione di Mirko Manini. Ciao Mirko, puoi attivare il microfono? Ok, ce l'hai Ciao, attivo. Gianluca. La sessione C Sharp on a chip, quindi è una sessione molto particolare, devo dire. Ci è piaciuta per la sua particolarità. Vedo il desktop di Mirko pronto con le slide, quindi puoi incominciare. Vai Mirko, buona Ok, sessione. grazie. Buongiorno a tutti, intanto un ringraziamento per essere presenti e per seguire questa sessione. Mi chiamo Mirko Vanini, sono MVP nella parte di Windows Developer e mi occupo principalmente di applicazioni embedded o IoT, come va di moda oggi a chiamarle. Ho più o meno 30 anni di esperienza sulla parte di sviluppo, sui vari settori e una ventina sulla parte industriale. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un segmento un po' particolare, un po' fuori, diciamo, dalle altre sessioni che avete visto oggi. Innanzitutto, mi dimentico sempre, facciamo un ringraziamento agli sponsor che, diciamo, con il loro finanziamento ci permettono, diciamo, l'esecuzione e lo svolgimento di questi eventi. Dovuto ringraziamento. Di cosa parliamo oggi? Parliamo diciamo, di tutto quello che è inerente all'IoT nel mondo .NET. Soprattutto nel primo punto si potrebbe parlarne per parecchio tempo, ma diciamo, lo sorvolerò abbastanza velocemente per spostarmi poi su qualcosa che è a latere del framework che siamo abituati a conoscere. Quindi parleremo di cosa offre .NET per la parte IoT, parleremo di microcontrollori, parleremo di CPU, parleremo di Micro Framework, parleremo di alternativa al Micro Framework e introdurremo poi il Nano Framework che è, diciamo, l'argomento principale della sessione e ovviamente una demo per il suo utilizzo. Ok, per quanto riguarda la parte IoT, diciamo, dalla versione 3.0 e 3.1, soprattutto la 3.1 di .NET Core, Microsoft ha rilasciato tutta una serie di, diciamo, di API, tutta una serie di Assembly Applicate NuGet relativi al supporto IoT per il framework .NET. Principalmente quei punti che salienti di questo framework sono quelli che ho riportato in questa slide. Quindi abbiamo il supporto completo, l'integrazione completa con tutto quello che è la parte Azure SDK per la parte IoT, quindi per la parte IoT Hub, c'è cioè il supporto completo e l'integrazione completa per la parte IoT Hub, IoT Edge, piuttosto che di Advanced Provision, piuttosto che tutte le altre parti di Azure legate in modo diretto e indiretto al mondo IoT. Dopodiché abbiamo il supporto ARM32 e ARM64 direttamente nel runtime del .NET Framework. Qua ho riportato le piattaforme principali, quindi Ubuntu, Debian, Alpine e quant'altro, supporto da Windows 1.8.0.9 in avanti, supporto di Docker. E soprattutto diciamo, un subset di API per supporto dei principali protocolli, delle principali aree che possiamo trovare in una tipica applicazione IoT o embedded, quindi supporto per general purpose I/O, piuttosto che il controllo dei motori in PWM, piuttosto che i bus di comunicazione seriale o non seriale, SPI, quad C, e chi più ne ha più ne metta. Cosa significa? Significa che all'interno del framework ho tutta una serie di API dedicate poi dedicata a queste aree. Ultimo e non ultimo, c'è tutta una serie di API dedicate al binding e al supporto di, diciamo, di una serie di periferiche in modo da agevolare poi la parte di estensione dei pacchetti già presenti per supporto di sensori o attuatori sia che presenti in commercio sia custom da cui si può partire per implementare la propria implementazione. Ok, questo è quello che offre la parte di .NET per il mondo IoT o la parte embedded. Nella versione core,
Questo però cosa comporta? Comporta che sotto, diciamo, nella mia soluzione embedded io abbia un sistema operativo, abbia un CPU, abbia un qualcosa che abbia una potenza computazionale abbastanza elevata. Diciamo che il costo dell'hardware in questi anni è sceso particolarmente, quindi è abbastanza normale trovare su applicazioni embedded delle, diciamo, delle soluzioni basate su Linux o con le sue derivazioni o verticalizzazione tramite IOPT o quant'altro, ma comunque su board abbastanza potenti e con, diciamo, un sistema operativo dietro le quinte. E invece per la parte di microcontrollore, se io volessi portare alcune soluzioni o diciamo introdurre alcune soluzioni embedded utilizzando microcontrollori, qua cambia. Innanzitutto la differenza tra microcontrollore e CPU è quella che ho cercato di riassumere diciamo in questa slide. Quando io parlo di CPU parlo di, diciamo, di processori tipicamente basati su X86, 64 ma anche ARM, diciamo che abbiamo sotto il naso praticamente tutti i giorni. Quando io parlo di microcontrollori parlo di processori che sono particolarmente attenti al consumo di energia. Spesso a volte questi processori sono messi in sospensione in modo da ridurre drasticamente diciamo, il consumo di corrente. Sono, diciamo, hanno un bassissimo costo e ovviamente sono pensati per una serie di soluzioni, una serie di, diciamo, di scenari in cui l'attenzione al consumo e la dimensione al costo sono è abbastanza importante nelle varie soluzioni. Quindi sono tipicamente basati su STM32, SP32, piuttosto che i processori della Texas Instruments, ma tipicamente sono, diciamo, sulla famiglia ARM Cortex-M, in cui possiamo trovare questi, diciamo, questi processori con qualche centinaia di cap di RAM e qualche, diciamo, mega di flash e, diciamo, 100, 200, 300 MHz di clock. Quindi sono, diciamo, dei processori con delle risorse veramente limitate. Cosa c'entra .NET su tutto questo? Nel tempo, attorno al 2002-2003, Microsoft ha rilasciato un framework denominato .NET Micro Framework, apposta pensato appositamente per attaccare o per, diciamo, girare su questa tipologia di processori. Attenzione che, come diceva la parola, è una versione ridotta all'osso del nostro framework che conosciamo, il che vediamo poi quali sono le grosse limitazioni rispetto a, diciamo, al framework che tutti i giorni conosciamo. Diciamo, questa versione è pensata per girare su 512K di RAM o 256K di RAM. E attenzione, questa versione, come dicevo precedentemente, è una versione molto 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 stringata in cui viene supportato il Common Language Runtime, okay? Venivano supportati C Sharp e Visual Basic come, diciamo, con le mie linguaggi ed era possibile andare in debug o sul mio emulatore diciamo, o sul target utilizzando direttamente Visual Studio. Quando dico una versione stringata, intendo che il garbage collector che conosciamo non esiste. Esiste una versione molto molto più stringata del garbage collector. Non sono supportati, ad esempio, generic. Il codice IL che viene prodotto non è effettivamente compilato, non c'è un just-in-time compiler, ma c'è un metaprocessor che si mastica praticamente l'IL prodotto dal compilatore e esegue un pseudo parser del macro linguaggio creato dal metaprocessor a runtime. Quindi non ho un sistema operativo e quindi l'interprete, se così possiamo chiamare, di questo linguaggio creato dal compilatore è direttamente sul
metal o direttamente sul microcontrollore all'interno del framework che viene scaricato, che è runtime poi del micro framework. Un po' di cronologia, perché un po' di cronologia? Non voglio tediarvi con date e quant'altro, ma solo per capire come si è evoluto questo mondo e perché siamo arrivati a framework, tipo nano framework, che è l'oggetto di oggi. Diciamo che attorno al 2002 viene presentato al Comdex da Microsoft quello che è diciamo, l'antenato dei smartwatch che abbiamo, quindi Microsoft presenta un framework che si chiama Spot, okay, da cui derivano i primi device nel 2004 da Fossil piuttosto che da altri fornitori. Diciamo, dal 2003 viene lasciata la prima versione del Micro Framework, che è l'evoluzione poi di Spot, e fino diciamo, al 2009 Microsoft investe in modo verticale, in modo privato su questo framework. Nel 2009 Microsoft rilascia in open source il codice diciamo, rilascia alla community il codice sorgente del Micro Framework, cambiando la rotta, quindi aprendo alla comunità diciamo, lo sviluppo del framework. Nel 2010 viene lanciata l'iniziativa della community .NET Micro Framework, in cui Microsoft coordina e porta a bordo i vari produttori, i vari costruttori, in modo da tenere un po' le fila. Nel 2010, nel contempo, parte un'altra iniziativa che si chiama Gadgeteer. Questa è una, diciamo, alata del Micro Framework, è una piattaforma, un SDK, che mi permetteva di prototipare in modo molto rapido device o soluzioni basate su Micro Framework. Diciamo, anche questa è andata un po' in sordina, negli anni è stato un po' abbandonato, se non in modo definitivo. Nel 2010 GHI, che è stato uno dei primi costruttori, i primi diciamo, costruttori elettronici di bordo, salta a bordo al dottoressa Micro Framework e annuncia la sua linea FES, piuttosto che nel 2012, sempre nel 2013, Secret Lab annuncia la parte il suo prodotto NetDuino, che è il porting di Arduino sotto Micro Framework. Un po' di vicissitudini fra le varie aziende. Nel 2015 Microsoft rilascia l'ultima versione, che è la 4.4, e diciamo da allora il framework non viene più mantenuto da Microsoft stesso, è in open source e diciamo, fa parte del .NET Foundation, ma diciamo è feature completed, significa che non viene più portato avanti. Da queste ceneri, fra virgolette, nel 2016 GHI annuncia il proprio fork del Micro Framework e inizia a implementare il proprio sistema, il proprio diciamo, framework chiamato TinyCLR. Attualmente siamo a 2.2, se non ricordo male, che è in release candidate, che è il proprio fork poi, come dicevo, della GHI, della .NET Micro Framework, per le schede e per l'environment di GHI. Attenzione che questo porting, come è diciamo, logico intuire, funziona solo esclusivamente sotto le schede prodotte da GHI. Quindi non è portabile sotto altre board. Nel 2017 un gruppo di persone interne ed esterne a Microsoft prende quello che è il Micro Framework, ne fa un fork, ne fa uno spin-off e inizia a portare avanti il nano framework. Ad oggi, arriviamo ad oggi. Alternativa .NET Micro Framework. Se io voglio sviluppare utilizzando C Sharp come linguaggio di programmazione, Visual Studio come strumento di sviluppo, Visual Studio Code, ad oggi queste sono le tre
alternative che ho. Il nano framework, che secondo me è quello che ha mantenuto un po' l'idea iniziale di Microsoft, quindi è un framework che supporta più board, non è legato a una board particolare, open source, e diciamo mantiene un po' la filosofia di base di .NET Micro Framework. Da questo, come alternativa, posso, come dicevo prima, utilizzare posso scegliere il TinyCLR che di GHI, però ovviamente è un po' più evoluto su alcune cose, però funziona solo sulle schede proprietarie di GHI Electronics, oppure Meltdown. Meltdown è, diciamo, non è il porting del .NET Micro Framework, ma è un prodotto che gira, è, diciamo, un ambiente, una silk app composto da software e hardware che gira su dell'hardware dedicata di Meltdown, appunto, e che mi permette di scrivere in C Sharp utilizzando .NET Standard su delle board, e quindi ho praticamente quasi il full framework che gira praticamente su schede embedded. Sulle slide dopo vi ho riportato i vari link, se io vado a vedermi ad esempio Meltdown e vado a vedermi questo, ok. Questo è il sito, e quando vi tirate giù le schede, vi tirate giù le slide, avete anche poi i link alle varie alternative. L'ultima, Meltdown, è pensato un po' più per l'ambiente professionale, quindi i costi sono un po' diversi delle schede, e anche l'approccio è decisamente diverso rispetto al contesto makers, al contesto hobbistico del nano framework e TeamCLR. Bene, arriviamo a noi. Cos'è il nano framework? Il nano framework, come dicevo prima, è ovviamente il porting, lo spin-off del .NET Micro Framework, come vi ho detto prima, quindi ne ricalca la filosofia, quindi anche esso gira su microcontrollori, ha tutta una serie di API basate, diciamo, pensate e basate sull'utilizzo in ambiente IoT. Rispetto al micro framework sono state portate avanti parecchie, parecchie cose. È abbastanza completo rispetto a quello che era il micro framework. Ad esempio, sul nano framework ho la copertura quasi completa di quello che sono le chiamate verso Azure. Cosa intendo? Intendo che, dopo vedremo poi nella demo, che io riesco tramite un nuovo framework accedere a un IoT Hub piuttosto che a un device provisioning, piuttosto a un MOC MQTT, a quello che è. Altro sforzo che è stato fatto in questo, diciamo, in questo, soprattutto nelle ultime release del nano framework, è quello di avvicinare le naming convention e l'API a quello che è il a quelle che sono le API presente già nel .NET Core 3.1 .NET 5/6 per la parte IoT. Cosa intendo? Intendo che per accedere alla parte GPIO, ad esempio, i nomi delle classi sui due ambienti sono uguali, e sono uguali anche i metodi. Questo per facilitare poi le persone che hanno già fatto esperienza su un framework a passare su un altro framework senza doversi pensare, ristudiare e ripensare le varie chiamate. Altre peculiarità del nano framework è, diciamo, come dicevo prima, l'indipendenza dalla board. Sono supportate le board, quelle più diffuse e quelle, secondo me, più economiche. Se noi prendiamo, ad esempio, le board basate su ST32 o ESP32 di ESPRESSIVE, sono quelle che ad oggi sul mercato si trovano a un prezzo veramente competitivo. Oltre a questo, è stato fatto tutta una parte, diciamo, è stato implementato tutta una parte
legata al networking che in dotnet Micro Framework era latente e soprattutto era abbastanza bacata, soprattutto nella parte di gestione di socket, qualche bel problemino se l'aveva. La parte del Nano Framework ha sistemato questo e ha messo a disposizione tutta una serie di API dedicate alla gestione del Wi-Fi e del Bluetooth che sinceramente fanno un po' la differenza. Supporta il multitrading nativamente, viene supportato anche l'interop verso codice nativo. Tre quarti del micro framework è un interop verso chiamate native verso diciamo utilizzando le board e gli SDK dedicati. Chi usa il nano framework non se ne accorge perché ovviamente c'è uno strato di API in C# che nasconde poi il vero lavoro che viene fatto dietro le quinte. Come dicevo prima, attenzione che non abbiamo un garbage collector, o meglio, ce l'abbiamo, ma non è quello che pensiamo, non è basato sul codice di sopravvivenza, ma semplicemente è basato sullo swipe, sul mark, lo swipe degli oggetti ancora utilizzati. Abbiamo delle limitazioni sulle collection, come dicevo prima, non c'è supporto ad esempio per generic, le collezioni sono abbastanza diciamo, limitate, però c'è un buon sottobosco di esempi e soprattutto di device o di sensori che possiamo trovare sul mercato già disponibili. Dopodiché nella demo vedremo come sarà semplice integrare i due sensori che ho utilizzato per la demo e quindi capirete anche diciamo, la semplicità di utilizzo di alcune cose che in effetti a volte non, possono anche non essere semplici. Qua vi ho portato un layer, una descrizione di cosa succede dietro le quinte. Non voglio annoiarvi più di tanto, ma è solo per dirvi che la vostra parte che gira qua sopra, che sta sopra poi alla Basic Class Library, gira direttamente sopra uno strato nativo in cui tramite l'interop maschera o la chiamata diciamo alla parte hardware in cui viene fatto un interrupt oppure maschera e interfaccia la parte CLR e CLR arriva direttamente sulla PAL, sulla parte HAL. In questo esempio viene portato anche la CPU, una CPU, il supporto per la CPU, una supporto per l'OS perché sia il .NET Micro Framework che il Nano Framework possono essere ospitati anche su device con capacità un po' più elevate, quindi con CPU e con OS. Diciamo che questo viene utilizzato per debug, per far girare gli emulatori. Veniva usato principalmente dal Micro Framework, nel Nano Framework. Ad oggi non c'è un emulatore di una board per andare in debug senza avere il target. Okay? Quindi questa parte qua, la parte CPU, il supporto per il CPU per la parte OS è dentro il framework, ma ad oggi non è utilizzata dal Nano Framework, o meglio, non viene utilizzata e non vi è un emulatore. Ok, cosa mi serve per partire? Innanzitutto, gli strumenti, essendo open source, si è pensato a chi ha pensato al Nano Framework, ha diciamo, pensato a farlo funzionare con strumenti diciamo gratuiti e open source, quindi tutta la parte del Nano Framework, sia la libreria, sia l'interprete che è in questa, diciamo, che è in questo link, sia la parte poi di interfacciamento verso i vari sensori attuatori è tutto su GitHub, è tutto pubblico e quindi visibile a chi voglia alzare il cofano e vedere cosa c'è dietro le quinte. Quindi per l'utilizzo cosa bisogna? Bisogna di un Visual Studio, in una delle qualsiasi versioni 2019 o 2022, ho bisogno di installare l'estensione dedicata del Nano Framework per Visual Studio, ho bisogno di installare un tools a riga di comando che si chiama Nano Framework Flasher o NanoFlash,
Attenzione che questo nell'ultima versione è stata compilata con 6.0, quindi ho bisogno di avere l'SDK o il runtime o l'SDK installato sulla macchina in cui installo il NanoOff. Il NanoOff è un .NET Tools che si installa globalmente sulla macchina e vabbè, c'è niente di che. Niente di particolare se non bisogna tirare giù un pacchetto e installarlo. Dopodiché, una volta che ho installato Visual Studio, ho installato la sua estensione, mi sono tirato giù il NanoOff. Con il NanoOff ho fatto il flash del frame sulla board, della board che ho selezionato. Una volta che ho installato il frame sulla board, posso aprire Visual Studio, aprire il nuovo progetto e creare, basandomi sempre sui template che sono installati dall'estensione NanoFramework, creare una black application tipo NanoFramework e procedere poi con la sua. Con lo sviluppo. Precisazione, alcuni diciamo dettagli sull'integrazione poi del NanoFramework. Quando io installo NanoFramework all'interno di Visual Studio trovo una nuova finestra che si chiama Device Explorer, che è diciamo il punto principale, il punto principale in cui posso trovare i tools legati alla gestione della board, in cui su questo Explorer vengono elencati le board che vengono viste, attenzione alle board, sono collegate tramite seriale, quindi USB. Fare un po' di attenzione sui device driver che sono utilizzati poi per trasformare la USB in seriale, ma comunque ogni produttore dà il proprio device driver. Su questo vengono elencati le board attaccate, in questo caso ho un ESP32 attaccato sulla COM 4 e ho le varie funzionalità legate diciamo, al device explorer. La prima che vediamo qua in alto diciamo, sotto il mouse è il device capability e tramite questo comando posso diciamo, visualizzare le capability della scheda, quindi andare a vedere la versione del framework che sta girando sulla scheda, vedere quali sono gli assembly che stanno girando, vedere le capability poi della scheda stessa, quanta flash ho a disposizione e via di seguito. Altro tools comandabili dal device explorer, dopo le vediamo dal vivo. Sto accelerando un po' perché il tempo purtroppo passa. E è la parte di network configuration. Tramite questo tool io posso invocare la configurazione poi della mia parte di rete, quindi impostare IPv4 e IPv6. Se la scheda supporta IPv6, posso cambiare MAC address nella network interface, posso impostare dei profili Wi-Fi e nella general posso caricare certificati, per esempio, per il collegamento verso Azure, per i collegamenti protetti verso Azure, direttamente sulla scheda. Ok? E cosa ho sotto il naso nella demo? Nella demo che adesso andiamo a vedere, ho utilizzato questo dev kit di ESP32, costo più o meno dai 12 ai 15, 17 euro a seconda di dove lo prendete. È diciamo quella più semplice da utilizzare, quella che vi consiglio di utilizzare perché anche se un po' più datata rispetto alle altre, trovate parecchia documentazione ed è parecchio stabile il framework di NanoFramework su questa, diciamo, su questa board. E qua vi ho riportato un po' la mappatura. Dopodiché nella demo usiamo un sensore a ultrasonde di distanza, anche in questo caso cliccando sull'immagine vi arrivate al sito del costruttore in cui vi spiega poi com'è la parte elettrica, come comandarlo e quant'altro, qual è la logica per l'invio per l'invio del trigger, per l'invio dell'eco e come calcolare la distanza. Vabbè, ma lo vediamo adesso utilizzando il codice. E sempre all'interno di questa, diciamo, della piccola demo che andiamo a vedere, utilizzo anche un affare che, diciamo, questo affare che mi serve per comandare un motore passo passo, in cui tramite GPIO comando, diciamo,
questa parte elettronica, e questa parte elettronica comunica poi lei al motore passo passo cosa deve fare, cosa non deve fare. Anche in questo caso, cliccando sopra il link della sopra l'immagine, vi trovate poi le specifiche sia elettriche sia elettroniche e diciamo il datasheet poi della scheda. Ok. E arriviamo fisicamente alla demo. Nella demo cosa farò vedere? Farò vedere praticamente come simulerò un sensore attaccato su una porta, quando il sensore viene occupato, manda la richiesta di apertura a questo motore e nel contempo spara un messaggio verso un IoT Hub, e questo IoT Hub viene, praticamente il messaggio viene pescato poi dall'IoT Explorer come telemetria, e poi vedremo anche il comando diretto, quindi dal device verso il cloud e dal cloud verso il cloud, verso il device, con l'invocazione poi dei comandi diretti. Quindi da un'applicazione posso dirgli: dammi lo stato della porta, e lui e il device mi risponde. Bene, a parte gli indugi, partiamo direttamente con il codice. Quando io parto direttamente dal codice che ho scritto, perché il tempo è sempre abbastanza tiranno. Come vi dicevo, la parte principale di gestione del device è questa. In questo caso io sto guardando la scheda che ho attaccato sulla mia COM 4. Se io invoco il device capability qua sotto, vediamo che lui mi ha risposto e mi fa vedere, ad esempio, quali sono le versioni degli assembly che sono caricate, piuttosto che mi fa vedere quanta la mappa della memoria, piuttosto che mi fa vedere poi, come dicevo prima, la versione del firmware e quant'altro. Su questo posso andare a vedere la parte di configurazione della scheda di rete. Si è aperta la dialog in cui posso impostare l'indirizzo IPv4, piuttosto che la parte di MAC address, piuttosto che il profilo del Wi-Fi, piuttosto, come vi dicevo prima, posso caricare dei certificati di tipo root da file, piuttosto che certificati specifici per il device. Okay? Nel nostro specifico caso, il certificato che è la parte pubblica del certificato Baltimore Root CA, viene embedato all'interno dell'applicazione, viene embedato tramite una risorsa. Attenzione, quando fate questo all'interno dell'extension, quando non voi andate ad aggiungere la risorsa nuova, se io vado a vedermi qua, delle risorse specifiche per NanoFramework, quindi ho dell'assembly information piuttosto che resource file, perché è una versione ridotta dell'RSX rispetto a quelle che conosciamo. Quindi, se voi mettete dentro una RSX, non vi compila, perché il compilatore non sa come mangiarle, dovete mettere dentro questa tipologia di risorse, che è una versione ridotta, come dicevi, di RSX. Bene, torniamo al nostro programma. Il nostro programma cosa fa? Parte ovviamente una console application, la console application, anche se la console non c'è, parte istanza questa application e parte con il metodo run. Nell'application cosa viene fatto? Viene fatta una cosa di questo genere. Partiamo qua. Ok, nella parte run cosa faccio? Praticamente cosa viene fatto? Se noi vediamo, ho già una classe che si chiama HCSR04 per la gestione del SONA, e l'ULN 2003 per la versione del motore. Se io vado a vedermi questi dove sono, dove sono dichiarati con F12 adesso arrivo. Sono dichiarati direttamente in questo assembly, quindi dentro IoT Device HRSC per ASP32. Ho già tutta la parte, diciamo, che va a comandare e a colloquiare con il sensore e tramite delle macro API. Se io vado a vedermi le reference poi del progetto, ovviamente, una cosa che non vi ho detto, NanoFramework ha adottato
come metodo di distribuzione ovviamente pacchetti NuGet, e tutto quello che viene distribuito con una framework è un pacchetto NuGet, semplificandomi molto poi la, diciamo, la distribuzione e l'utilizzo. In questo caso, se noi andiamo a vedere, se noi andiamo a vedere questa parte, qua ho praticamente la lista del framework che è di pacchetti NuGet che sto utilizzando. Quindi ho la parte di, ad esempio, della gestione login, piuttosto che la gestione della parte di JSON, piuttosto che l'hardware specifico per SP32, piuttosto che la parte di client su Azure e via di seguito. Ok? A questo punto cosa viene fatto? Viene fatta una cosa di questo genere. La prima cosa si viene collegati al Wi-Fi, come vi dicevo prima, è stata fatta un'attenzione particolare poi alla, diciamo, a connettività, che è un po' il punto, il tallone di Achille rispetto alle macro framework, in cui questa area era abbastanza bloccata. Ho dei macro helper, ad esempio, per fare delle operazioni abbastanza complesse, con quale la negoziazione e l'attivazione del wifi, e tramite questa chiamata io gli dico: connettiti su questo SSID, su questa password, e, diciamo, farli in modo asincrono, e ti passo anche il cancellation token ti faccio scattare il timeout. Ovviamente tutta questa parte viene messa dentro dalle costanti, con le mie costanti sul wifi e per i miei accessi da Azure, che ovviamente sono messe su un file separato. Okay? Una volta che mi sono connesso alla parte Wi-Fi, se sono riuscito a connettermi in Wi-Fi, vado a creare il device su Azure. Quindi cosa viene fatto? Viene recuperato il certificato dalla risorsa, viene creato la parte di provisioning. Sulla parte di provisioning mi provo a registrarmi il device sulla parte di provisioning, vado a vedere se il device è stato assegnato. Se il device è stato assegnato, creo un device sull'hub a cui è stato assegnato, utilizzando MQTT come livello, poi come protocollo di comunicazione. E una volta che mi sono collegato, aggiungo due callback, uno sull'update dello status e uno per ricevere i metodi esterni, e a questo punto attivo la mia connessione attivo il canale verso Azure. A questo punto, cosa viene fatto? Una volta che è stato fatto il create device, creo il device della Sona, specificando qual è il pin da utilizzare per trigger, piuttosto che il PIN da utilizzare per Sona. In questo caso ho GPIO 12 e il 14, che vengono usate diciamo, per quello che vi ho appena detto. La stessa cosa faccio sul motore, e a questo punto, tramite la funzione try get distance, ottengo la distanza. Se la distanza, in modo molto veloce, se la distanza è minore di 15 centimetri, se è maggiore di 0, e se sono minore di 15 centimetri, quindi se ho occupato la fotocellula, vado a vedere se non mi sono già ruotato, quindi non ho già aperto la porta. Viene fatto un log, viene mandato un evento, okay? Viene impostato gli RPM del motore, quindi 15 rivoluzioni al minuto. Viene detto di fare una mezza rivoluzione, e vengono mandati 2048 impulsi, che sono praticamente la rotazione a 180 gradi. Da notare, essendo l'evento, cosa viene fatto praticamente? Viene verificato se sono su Wi-Fi, se Azure è attivo. Viene creato un evento in cui viene assegnato un GUID, un DATX, vabbè, chi lo manda, il tipo di evento, quant'altro. Viene serializzato il messaggio e viene messo su una coda. Qua ho messo un layer di separazione tra l'applicazione e la parte client, che spedisce verso Azure, con una coda in cui c'è un thread che dietro le quinte va a
a scodare, a spedire tramite un delegato. Cosa viene fatto? Praticamente viene richiamata poi la send message di questa classe. Questo perché? Perché Azure potrebbe mettersi un po' di tempo a spedire il messaggio e diciamo, non volevo inficiare le performance dell'applicativo con l'invio del messaggio. Tutto questo vediamo in azione. Molto velocemente, di qua ho la mia, diciamo, la mia scheda. Questa è una cam, spero che si veda. Questa è la mia Expo 32, questo è il mio sensore sonar, questo è il mio, diciamo, con la mia parte elettronica che va a comandare il motore, e questo motore passo passo. Vado direttamente in debug sul target. Se quando io vado in debug sul target, vado direttamente con il debug in questa maniera. Cosa viene fatto a questo punto? Viene bidato diciamo, il programma. Vengono aggiunti i vari assembly e viene poi deployato. Lo vedete qua nei numeri qua sotto, viene deployato l'uscita del metaprocesso verso la scheda, viene deployato il programma verso la scheda. A questo punto il software è partito, sta partendo almeno. Infatti, andiamo a vedere. Infatti, se il classico effetto demo si è spiantato nella parte di Azure. Quindi andiamo a farlo ripartire. Molto probabilmente è rimasta bloccata da prima. Attimo di pazienza. Sta facendo il deploy. Eccolo qua, è partito. Sta partendo, sta creando il device. Come vedete, calme. Ovviamente l'effetto demo colpisce. Ah, no, eccolo qua, si è sbloccato. Ok, a questo punto lui cosa ha fatto? Praticamente ha fatto, si è connesso. Alla board ha praticamente creato la wifi e si è connesso alla parte IoT. Okay? A questo punto lo lascio andare e lo vediamo direttamente in funzione. Okay? Queste sono le sentenze delle distanze che vengono calcolate. Se io vado a vedermi adesso la mia diciamo, webcam, occupo la diciamo il sensore e vedete che questo motore si è mosso. Ok, ritiro via il dito e vedete che il motore gira. Se io vado a vedermi poi i messaggi che arrivano sull'IoT Hub, questo è un IoT Explorer che è attaccato sull'hub in questione. Quando io occupo il sensore in modo asincrono, arriva il messaggio di apertura con l'evento 1. E poi va l'evento 2, che è l'evento, diciamo, di chiusura. Altra cosa che posso fare è avere un metodo diretto. Io posso andare a chiamare un metodo sulla scheda, non mi ricordo neanche più come l'ho chiamato. Ok, questa qua. Questo che non c'entra niente, sono di qua, posso dire chiamo questo metodo, magari dando solamente il nome del metodo, alzo un po' il timeout e invoco il metodo.
punto cosa ha fatto? Lui è andato su Azure, da Azure col device provision è andato sulla scheda ha fatto quello che doveva fare e gli ha già risposto e ha detto guarda che la porta è diciamo nello stato di close, come è segnato qua. Se io vado a vedermelo in debug, vado a vedermelo questo in debug, sono sulla scheda, ok? Lancio il metodo, sono arrivato di qua e rispondo su Aiuti App. Questo è il giro. Ok, ho finito il tempo e purtroppo dovevo dirvi tante altre cose, ma il tempo è quello che è. Allora, questi sono i miei contatti. Se non ci sono domande, non so se ci siano domande, C'è una mandami. domanda. Sì? In Dimmi. Nano Framework c'è supporto a qualche genere di interfaccia utente? Sì, c'è un subset, di WPF, ma non basato su XAML. Tu puoi scrivere interfaccia, bytecode, e ricorda un po' la logica di WPF, quindi hai diciamo, gli oggetti, un stack panel piuttosto che un text block, piuttosto che, anche se ovviamente non è pensato per. Cioè il suo fine ultimo non è quello di fare user interface. Molto spesso c'è diciamo, la board che va a comandare poi in SPI o quant'altro, un micro display da 2 pollici, 1 pollice e mezzo, quello che è, e su questo diciamo, si usano le primitive messe a disposizione da chi fornisce il display. Questo è il quanto. Giusto per dare delle informazioni base. Sì, sì, La sì. domanda erano più domande, vabbè, aggiungeva ovvero un'uscita sul display, come hai detto giustamente tu, oppure si va solo sui classici display SPI e simili con Bravo. interfacciamento diretto in stile Arduino-like? Bravo, buona la E seconda, quello. buona la seconda. Buona la seconda anche perché vi ricordo che è sempre una persona che va su un microcontrollore che ha tipicamente pochissima RAM e pochissima flash, già un po' di flash viene mangiata poi dall'interprete e diciamo dal firmware che viene caricato con Nano Framework, che non è proprio leggerissimo, però insomma per quello che fa e per quello che mi dà a disposizione, se voi avete visto con 4 chiamate, io sono riuscito a sparare dei messaggi su Aiuti Hub in tutti i due versi, quindi dal device to cloud, cloud to device, su una scheda da 15 dollari quando ne compro una, mercato il chip costa 2 dollari, 1,5 dollari, comprarlo in quantitativo. Sì, certo. Ok, E poi quindi parliamo dobbiamo sempre dei dispositivi contestualizzare. connessi, parliamo. Cos'è? Per fare un esempio, sarà un dispositivo, però nell'utilizzo, diciamo, a livello industriale saranno n Sì, dispositivi. attenzione che sì, io ho fatto anche qualcosa che ho in produzione, ma non in numeri illimitati, sempre in numeri limitati e diciamo con supporto diretto. Quindi per mettere in produzione qualcosa in larga scala basato su questo, pensiamoci a. Cioè, no, questo era solo un esempio, È certo. un strumento legato a piccole produzioni o all'ambito maker. Quindi con quattro cose riesco a fare quello che devo fare, soprattutto riutilizzando strumenti e conoscenze che già ho diciamo, a disposizione se sono un programmatore C#. L'alternativa è prendere la scheda X, anche l'ESP32 con suo SDK, ma è tutto nativo. Okay. Ovviamente ci sono i pro e i contro. Ovviamente, se io devo fare un prodotto industriale, vado a sviluppare in nativo per svariati motivi. Ok? Certo, lavora meglio, le performance saranno Sì, sicuramente. performance soprattutto diciamo, ho più spazio nella flash e un po' di altre cose. Però, diciamo che il suo sporco lavoro in Nano Framework lo fa fatto bene, molto meglio di tanti altri, ok?
di altri competitor e ha delle spese irrisorie e soprattutto, dopo qua chiudo, mantenendo la filosofia del farmaco iniziale, quindi open, non basato su una scheda e soprattutto con un grosso sforzo per riutilizzare le conoscenze che già sono a disposizione, infatti, nella versione che è in preview ad oggi, negli ultimi, diciamo, 2 mesi hanno lavorato tantissimo sul refactor, è abbastanza pesante, facendo anche dei breaking change abbastanza importanti, ma per unificare le API, per avere le stesse API che ho sotto .NET Core, diciamo, nella parte di OT, ce li ho anche da questa parte, quindi avvicinando sempre di più i due mondi. E poi c'è una domanda, naturalmente, se il codice sorgente della demo sarà disponibile online su Sì, GitHub. ovviamente, Beh, non basta il codice sorgente, insomma, ci vuole una ovviamente descrizione anche di... tiro via le mie password, i miei fermenti sul mio IoT Hub, sul mio ambiente di test. Sì, sia le slide sia il codice sorgente sarà disponibile in modo che da farvi invogliare poi a utilizzare questa parte qua. Almeno uno sperimenta. Un'altra domanda. Avevo adottato Spot e mi ha fregato. Scarsissimo supporto su board reali. Avevo adottato NetMF e mi ha fregato come sopra. È sicuro adottare Nano Framework? Tiny CLR, aspetta, c'è un'altra parentesi. Tiny CLR è proprietaria, ma almeno è un'azienda che produce hardware reale. Sì, cioè poi conto come tutte le cose. Allora, dipende cosa vuoi fare. Se è un prodotto industriale, io valuterei bene cosa adottare. Okay? Se devo andare fuori con prodotto scaffale, ci penserei bene. Giustamente GHI o chi per essa ha una ditta reale che produce il proprio software, che dà il proprio supporto, anche Linkering. Anche in quel caso lì bisogna stare attenti un po' sulla longevità delle schede, perché anch'io ne ho adottate nel tempo, le famose Cobra. E sono rimasto un po' a piedi perché ne abbiamo tirate lì al mercato. Non è sicuramente un'azienda che dà un supporto automotive con i pezzi a scaffale di 10 anni, quindi bisogna stare un po' attenti quando si sceglie poi il carrier e le board su cui si lavora. Sicuramente ha una fedibilità più alta del Nano Framework. Perché? Perché c'è un'azienda reale dietro le quinte. È una framework che è portato avanti in modo volontario da un po' di persone, hanno fatto un buon lavoro e fine. Ok, non vedo arrivare altre domande. Mirko, io ti ringrazio. Niente, sicuramente io Devo ringrazio. rispolverare un po' di sensori che ho da parte in un cassetto e Va magari sempre bene, acquistare la schedina. Luca. Sì, E niente, come sempre, se avete domande o quant'altro, i riferimenti li ho dati prima. Io rispondo sempre a tutti, abbiate un po' di pazienza perché di solito lavoro durante il giorno, quindi rispondo di sera o nel fine settimana. Ok? assolutamente sì, i riferimenti ci stanno anche sul sito della conferenza, nella scheda dello speaker, trovate anche lì i riferimenti di Mirko. Mirko, grazie di nuovo, Grazie a sessione voi per interessante, l'opportunità e alla prossima allora, e alla buona prossima. continuazione. Ciao, grazie, ciao, Ciao ciao. ciao a tutti.